25 giugno inaugurato l'arco di via Acquaviva. Ultimati i lavori di restauro, l'arco del 1600 in via Acquaviva d'Aracona a Conversano è tornato alle origini. Per l'occasione l'amministrazione comunale ha pensato di fare l'inaugurazione in concomitanza della festa del quartiere Casalnuovo. Nel video la cerimonia e le interviste. Abbiamo il piacere di apprendere alcune notizie per quanto riguarda l'arco di Casalnuovo. Un po' di storia, professore. Sì, si tratta dell'arco d'ingresso al Casalnuovo, cioè a questo nuovo quartiere aggiunto alla città di Conversano alla fine del 600, fra il 1584 e il 1600. Proprio questa porta è del 1600, è fatta costruire dal conte di Conversano, Adriano Acquaviva, che si ispirò per l'organizzazione di questo quartiere ai quartieri spagnoli di Napoli, perché questo è un genere di urbanistica caratterizzata da isolati molto lunghi interrotti da strade trasversali, e quindi siamo proprio in corrispondenza della porta di Acquaviva, che pur essendo stata fatta fare da il conte Adriano Acquaviva non ha non prende il nome dal conte Acquaviva, ma perché attraverso Casa Massima si raggiungeva Acquaviva, che per almeno un secolo è stato feudo dei conti di Conversano, e quindi la porta è anche la strada che attualmente si chiama via Giulio Antonio Acquaviva d'Aragon. Si tratta di un errore grossolano, perché appunto la strada si chiama di Acquaviva e basta, perché si raggiungeva Acquaviva. Mentre l'altro ingresso, l'unico altro ingresso del casale, perché era tutto circondato da mura, anche se le mura non erano vere e proprie mura come siamo portati a immaginare, ma era la parte posteriore delle case. In qualche tratto si vede addirittura il muro a scarpa, come fra quelle due rampe di scale e anche all'interno in altri tratti. Ecco, l'altro ingresso è la porta di Turi, poi detta del Carmine, che è del 1598. Su questa torre, sulle torri c'era lo stemma di Conversano e lo stemma dei conti, anche quello del 1598 è il più antico stemma di Conversano attualmente conosciuto. Questo stemma, della città è rimasto, quello dei conti di Conversano purtroppo è stato scalpellato sicuramente nel 1799, e quindi comunque sappiamo che era quello dei conti di Conversano. Ecco. Questa sera hanno inaugurato questo arco, le impressioni di questa festa? Beh, sicuramente è una cosa molto positiva, perché si tratta di vivificare un quartiere purtroppo invaso dalle auto, e quindi ecco, sarebbe auspicabile che si creassero dei parcheggi e quindi gli abitanti del centro storico fossero invitati a tenere le macchine lontane dalle loro case. Grazie professore. Siamo in compagnia del sindaco della nostra città, avvocato Giuseppe Lovascio. Sindaco, i tempi che ci sono voluti per restaurare questo arco? I tempi di restauro sono stati piuttosto brevi, intorno ai 3 mesi di lavori, che hanno tra l'altro compreso l'azzeramento dei fili che erano attaccati a questo arco e che lo deturpavano in qualche modo, i fili elettrici, tutte le condutture purtroppo erano volanti ed erano attaccate all'arco. Le abbiamo messe sotto terra e questo ha comportato un prolungamento dei tempi relativi ai lavori. Ovviamente ci è voluto tanto tempo, purtroppo come in tutte le opere pubbliche, per gli adempimenti burocratici, le giuste gare d'appalto, perché insomma è giusto che si faccia così, e quindi purtroppo ci vuole un po' di tempo per questo, però il risultato mi sembra ottimale, quindi sono felice per questo. Possiamo definire questa festa la prima edizione? In futuro? Beh, l'inaugurazione dell'arco ha portato questa idea, cioè si è legata poi all'idea della festa di questo quartiere, che oggi vuole riqualificarsi, rivalutarsi. Questo è uno spunto per far rinascere il Casalnuovo ed è una cosa meravigliosa per come la vedo io. Noi abbiamo fatto così una passeggiata, è stracolmo il corso? C'è tanta gente, la gente ha apprezzato, ha aderito, poi ci sono costumi dell'epoca,
all'epoca, che vanno appunto dal 600 in poi, ci sono tanti bambini, ci sono c'è artigianato locale, è quello che ci vuole a Conversano. Noi di Web TV diamo un augurio veramente speciale per questa iniziativa. Io ringrazio come al solito voi di Web TV perché lavorate molto bene per la nostra città. Grazie. Siamo con la signora Erika. Con la signora Erika, è residente del Casalnuovo. Signora, in che modo i residenti stanno partecipando a questa festa? Alla prima edizione? Sì, è la prima edizione, penso che partecipano tutti con entusiasmo perché è molto piacevole rendere questa festa, questa strada. Io vedo che lei ha esposto, non so, sono tovaglie, tovagliette, naturalmente a quanto pare sembra che siano lavori fatti a mano, lei ricama? Sì, io ricamo, l'ho fatto tutti io, tutti a mano naturalmente. E quindi le ha messe a disposizione della gente? Esposizione soltanto. Ok, grazie signore. Prego. Ci vuole spiegare il senso di questa presenza con questi animali, cosa sono, tartarughe? Noi siamo un'associazione culturale Natura Viva qui a Conversano e abbiamo portato un po' di animali appartenenti alla fauna tipica del territorio autoctona, quindi ci sono tartarughe di terra, di acqua, femminuccia che ha la coda corta, invece questo è il maschio, coda lunga e il piastrone non è piatto, più piccolino ovviamente il maschio. Sono tutti serpenti rinvenuti feriti durante le nostre escursioni o durante i censimenti che facciamo anche in collaborazione con il WWF. E in questo caso abbiamo portato tutti serpenti tipici come il biacco, la cosiddetta serpagnore, di diverse dimensioni, infatti come potete vedere qui sono belle nere adulte, quando è giovane è verdone chiara. Poi ci sono delle tartarughe come quelle che abbiamo visto vive, trovate morte in decomposizione per problemi diversi tipo la MOM, malattia metabolica. E poi ancora il cervone e la vipera, da non confondere, anche se quando il cervone è giovane sono molto simili. Il cervone raggiunge 2,5 metri di dimensioni, la vipera circa 1 metro, quindi anche la testa è diversa, insomma non potete sbagliarvi. Grazie. Attenzione. Siamo in compagnia del presidente dell'associazione Uscita di Sicurezza, il signor Valentino Vito. Ci vuole parlare un po' di che cosa si occupa, di che cosa create? Allora, io personalmente mi occupo di riciclare legno e quant'altro trovo nei cassonetti dell'immondizia. Non potrei perché credo potrebbero multarmi, però normalmente riciclo legno, latte e realizzo queste barchette zen in legno smontabili. E con l'associazione ci occupiamo di insegnare ai bambini il riciclo, il riutilizzo attraverso l'artigianato, dato che siamo consapevoli che siamo un po' accorto sia di giovani che di artigiani giovani, siccome ci sembra che è un settore importantissimo per la città di Conversano. Allora stiamo cercando di informare i bambini e abbiamo allestito un campeggio in campagna in contrada Castiglione dove ospitiamo di notte e tutto il giorno, i bambini possono dormire in tenda e durante la mattinata facciamo passeggiate, facciamo conoscere la vita di campagna, i lavori di una volta, visitiamo le masserie e niente, ci stiamo impegnando in questo senso. Da quanto tempo siete? Siamo aperti, ci siamo associati da circa 1 anno, siamo operativi da 6 mesi sul territorio.
Vittorio Conversano, e stiamo raccogliendo un po' di ragazzi che artigiani che sono soci dell'associazione, lavorano il ferro, la pietra, l'argilla, stiamo cercando di scoprire queste arti che stanno un po' scomparendo, con una particolare attenzione al riciclo, molto importante, è essenziale per noi. Allora, un messaggio particolare ai giovani che sono interessati? Il messaggio è: avvicinatevi all'associazione, partecipate ai corsi che siamo in procinto di organizzare, niente, riciclate, riutilizzate, tutto. Grazie. Siamo in compagnia del signor Domenico D'Attoma e queste opere naturalmente le realizza lei? Sì, queste le ho fatte tutte io a tempo perso, quando piove, fa freddo, che non vado a lavorare, mi dedico a fare tutte queste cose qua. Ho fatto una mostra parecchio tempo fa e adesso con questa mostra e anche vendita, tutti ricavato, va tutto in beneficenza all'associazione con loro. Grazie signor D'Attoma. Giovanni, come ben notate, stiamo osservando delle scarpe realizzate dal nostro, come lo vogliamo definire, dal nostro famoso Giovanni, il nostro calzolaio di una volta. Allora Giovanni, vuoi raccontare un po'? Va bene, adesso non lasciamo più scarpa misure, perché è scarpa di vetrina. Questa è una scarpa fatta da me ai piedi miei. L'orologio che sta qui, questa è una borsa, come si chiama, di carpentieri, una borsa da vendere. Questo è un catalogo di scarpe. Un catalogo di scarpe. 50-51, 50 anni fa. Venivano prese la missione, facciamo le scarpe. Tu che altro non è? Ti è piaciuto partecipare a questa festa? È piacevole anche partecipare a queste occasioni, perché qualcuno che ti conosce pure. Ti conosce e si ricorda? Purtroppo, che siamo arrivati a 80 anni, non è che sono bambino. Auguri! Vittorio De Lucia. Vittorio
sia, lei è l'esperto. Detto lì che torno. Lei è l'esperto della lavorazione del ferro inconversabile. Noi l'abbiamo adottato. Allora, ci racconti un po'. La mia avventura a Conversano è che sono venuto fuori da un altro paese 46 anni fa, mi sono sposato a Conversano, ho trovato moglie, figli, nipoti attualmente, ho portato avanti questo discorso del ferro battuto che era nel cuore mio, il ferro battuto era, ed è rimasta questa passione. La sua presenza a questa prima festa del... Anche se avessi 100 anni lo farei sempre, perché do vita almeno ai vecchi ricordi, anche per i bambini stessi, per capire il ferro che cos'è. Il ferro è nato dall'era della pietra. It is.